Ciao amici, io sono Crix, ho un'azienda di nome Era Design e condivido arte con voi. Allora, oggi un altro piccolo tutorial sulla resina, o almeno il post-produzione della resina, ovvero andiamo a vedere la foratura, o come la chiamo io, foraggine dei nostri prodotti, o come possiamo mettere gancetti e cose di questo genere. Sarà un video un po' meno lungo del solito, cerco di essere più breve possibile, anche se le informazioni che voglio darvi sono sempre tante. Oltretutto questo è un video che mi avete fatto su richiesta già alcuni di voi, quindi mi fa molto piacere, lo faccio ben volentieri. Quindi come sempre, se il video vi piace, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale così mi aiutate a crescere e soprattutto qua sotto nei commenti fatemi sapere se voi utilizzate altri metodi oppure se avete magari altri video che vi piacerebbe vedere e cose di questo genere. Vi ricordo che qua sotto nell'info box trovate tutti i nostri social, così come il link Discord se volete iscrivervi, visto che stiamo creando una piccola community. Trovate anche il link del nostro e-shop online di su Etsy, dove vendiamo dei prodotti, ma ricordate che i nostri prodotti sono sempre personalizzabili al 100%, quindi potete anche ordinarli direttamente attraverso i nostri social, così se volete qualche cosa di personalizzato, di diverso, lo possiamo fare. E in più scriveteci se siete interessati a frequentare il nostro corso di resina dalla A alla Z per principianti. C'è anche un corso in realtà già più intermedio, però comunque per principianti, in cui vi accompagniamo passo per passo in questo meraviglioso mondo. È da 3 ore che cerco di aggiustare la telecamera, che oggi non vuole stare. Mi sembra anche un po' strano, ma dovremmo esserci anche a livello di luce, quindi. Allora, abbiamo più tipi in cui possiamo forare le nostre creazioni e quindi andarli poi a mettere dei cordini, dei gancetti, per esempio questi angioletti qua, dove c'è il buco è stato messo un anello per poterlo far diventare un orecchino. Questa zucca qui è stato fatto il buco qui in modo che diventasse un portachiavi, altrimenti questo quadretto in modo che da appenderlo, e potete scegliere se fare il buco per andare a piantare il chiodo direttamente o mettere in un gancetto già appeso al muro, o se andare a mettere un filo o qualsiasi altra cosa. Quindi come sempre questo sta al vostro gusto, alla vostra scelta e alla vostra vena artistica. Vediamo normalmente io come faccio tutto questo. Allora, oggi vedremo i fori dritti, i fori per storto come li chiamo io, come fare fori più grandi, oppure come andare a mettere semplicemente dei ganci semplici, cioè un filo di caucciù che tenga anche tipo questo che è un quadretto, come andarlo a fare anche senza buchi. Allora, io in questo video utilizzerò principalmente, allora per forare abbiamo bisogno principalmente, vi consiglio, di un righello, un pennarello che scriva o una penna che scriva sulla resina e che sia facilmente cancellabile, e io uso un semplice avvitatore. Al posto dell'avvitatore ci sono altri strumenti che si possono utilizzare. Io per esempio, quando avevo iniziato ormai anni fa, utilizzavo una specie di, come lo chiamo io, un cacciavitino che andavi a mettere la punta, giravi un po', andava a perforare. Quello è però più che altro utilizzato anche tanto nell'argilla polimerica, però per me era diventato scomodo, infatti tra l'altro non so neanche più dove l'ho messo, era diventato scomodo perché quando ho anche solo una cinquantina di bomboniere da fare o un bel po' di orecchini da forare, con quello manualmente, cioè questo è molto più veloce. Quindi sta a voi, funzionano tutte e due, ovviamente, quindi non dovete per forza avere un avvitatore, questo è quello che utilizzo io. Comunque trovate il link qua sotto. Allora, per prima cosa andiamo a vedere un semplice foro dritto. Cosa dobbiamo fare attenzione quando foriamo? Quando foriamo dobbiamo tenere presente che la nostra creazione ha una specie di forza di gravità. Quindi, come ho fatto io in questa creazione, normalmente dove avviene il buco, che quindi la nostra creazione viene bucata, poi noi dobbiamo tener conto del fatto che sul portachiavi rimarrà appeso normalmente, perché okay, quando l'appoggio sta un po' come vuole, ma quando è dritto rimarrà appeso. Quindi dove andiamo a mettere l'anello sarà il punto che la nostra creazione rimane dritta al portachiavi. Io per esempio in questo caso l'ho messo qui perché volevo che il fiore mi rimanesse così, ma se io fossi andato a forare un petalo
anziché essere dritto così, sarebbe stato anche solo così. Quindi, per esempio, in questo caso, che è un cuore, un semplice cuore, dovreste prendere un semplice portachiavi, la struttura di un portachiavi, e vedere dove vi può piacere, se vi piace in centro, se vi piace su un bordo e così via. Quindi vi consiglio sempre di guardare anche un po' l'estetica di quello che potrebbe essere la vostra creazione. Quando avete trovato un punto, io normalmente i cuori non mi piacciono dritti, ma vado sempre a forarli leggermente di lato perché mi piace che pendino in questa maniera qua. Tra l'altro, non guardate queste creazioni, lo so, sono un po' tremende, ma sono scartini, quindi oggi utilizzerò gli scartini. Quindi di conseguenza io voglio che rimanga più o meno così. Prendo il mio pennarello, vado a fare il buco dove più o meno lo voglio. Dovete anche sempre tenere presente del materiale che avete voi, però io per esempio ho anellini di tutte le misure, da quelli piccolissimi a quelli un po' più grandi. Se voi avete anelli di una sola misura, alcune volte se voi andate a trapanare, a fare il buco troppo giù o in una creazione che è troppo spessa, poi i vostri anelli non passano. Ci sono dei piccoli trucchi anche lì, però magari farò un video a parte per questo dove ci sarà il montaggio, quindi non preoccupatevi. Una volta che abbiamo fatto, quindi abbiamo tenuto in considerazione dell'estetica e anche della praticità, quindi dell'altezza in cui può venire la mia creazione, faccio bene bene il buco, dopodiché vado a prendere il mio avvitatore. Ma la cosa importante è che non avvitate sul tavolo, perché può sempre capitare, e capiterà sempre, che spingete troppo e si buca il vostro tavolo. Quindi, specie se lavorate in un tavolo da cucina, un tavolo a cui ci tenete particolarmente, fate attenzione anche a questo. Io vado a prendere, sono andato a prendere la mia piastrella rivestita, la metto in piano e poi in realtà lo faccio anche dritto di solito, però in questo caso va bene. In più io adesso ho iniziato con una misura un po' troppo, cambiamola. Ecco qua, come potete vedere voi, cioè in commercio si trovano davvero di qualsiasi misura. Normalmente vi consiglio, anche se volete un buco più grande, per essere precisi, di utilizzare sempre un qualcosa di più fine. Quindi io di solito vado sempre a iniziare con questi, e dopodiché se il mio anello è più spesso o se la creazione è più grande, se il tipo di lavoro che voglio fare è leggermente diverso, allora poi vado a ingrandirlo dopo. Però iniziate sempre con qualcosa di piccolino, che così anche a margine di errore è sempre facile da mettere a posto. Vado ad appoggiare il mio avvitatore sulla creazione e poi vado a spingere, ma guardate bene che se utilizzate l'avvitatore, di utilizzarlo nel verso giusto, quindi che avviti e non che sviti, perché altrimenti è più difficile bucare. In questo caso andiamo sul dritto, perché la creazione, l'anello può passare tranquillamente dritto, quindi non andate rispetto alla creazione, per questo può aiutarvi un tavolo, dovete andare dritti, quindi a 90 gradi rispetto allo sfondo, al fondo della creazione. Io preferisco fare così perché ho la videocamera in mezzo, e vado e avvito. Iniziamo con un buco piccolo. E iniziate anche con una velocità bassa, perché altrimenti questo, che è conco, comunque tenderà a muovere leggermente la punta. Ho perso il... eccolo qua. Dopodiché che si è formato il buco, possiamo andare decisi. Arrivati alla fine, facciamo un bel soffio. Anziché l'avvitatore mettiamo lo svitatore, quindi cambiamo versione, andiamo un po' avanti e indietro. Possiamo anche leggermente allargare rifacendo avvita e svita, quindi avvito. E svito. Ed ecco qua che la nostra creazione ha un buchino, spero che si veda. Non è tanto grande, quindi già questo anello, sì, questo anello forse entrerebbe ancora, però se ne avete più spessi magari non entrerebbe, dovreste andare a fare un'altra misura. Però in questo caso così abbiamo un buchino nella parte in cui ho deciso di bucare. Non si è rovinata la creazione, perché la creazione è bella. Se vedete che è rimasta un po' bianca, è del tutto normale, vi basterà prendere una salvietta umidificata, passarla, proprio pulire un po' il buco, o se no metterlo anche solo in acqua fresca con un po' di detersivo per piatti, così si pulisce bene anche dentro, e vedete che la parte bianca praticamente non c'è più. Sta mettendo fuoco? Sì. Eccolo qua.
e abbiamo fatto la nostra creazione dritta. Ho preso il cuore perché, essendo conco, è un po' più difficile, quindi non lavoro sul piano dritto, ma la tengo in mano. Ovviamente sta alla vostra manualità. Un altro modo in cui possiamo bucare, che è da tener conto, è il fatto che non per forza le creazioni debbano venire bucate da dritte, quindi in giù, e quindi l'anello qua, perché tipo queste o alcuni tipi di lettere, alcuni tipi di creazioni sono veramente leggermente alte per diventare portachiavi. Allora noi cosa andiamo a fare? Anziché a bucarle dritte qui oppure qui, andiamo a bucarle di lato qui, in modo che l'anello del nostro portachiavi poi rimanga praticamente così, e quindi la nostra creazione in questo caso rimarrà poi così al nostro portachiavi. A me piace bucarle in questa maniera qua. Dovete sempre tenere presente della circonferenza dell'anello, perché se voi bucaste la vostra creazione qui e faceste uscire qua la punta dell'avvitatore, vorrebbe dire che dovreste avere un anello di questa circonferenza. E contate anche che più è grande più è difficile, cioè più è lungo più è difficile, perché gli anelli sono sul rotondo e non sul quadrato, il triangolare, quindi metterlo poi sul dritto sarà difficile. Quindi più è vicino al bordo, più è piccolino, più sarà facile mettere l'anello. Sicuramente quelli però in obliquo, perché verrà una linea dritta, dovete farli sempre con un avvitatore con una punta leggermente più spessa. Quindi io devo tener conto del mio anello, so che più o meno la distanza sarà questa, quindi devo più o meno andare a bucare questa zona qui. Questa parte è un po' più difficile, perché se io iniziassi con l'avvitatore a bucare subito in così, leggermente si sposterebbe, perché la forza me lo sposta in su, se non guardate il dietro, vabbè, della creazione. Prima dobbiamo andare leggermente sul dritto, facciamo una piccola conca all'interno, ma proprio piccolissima, di dove abbiamo fatto il segno, così. Una volta fatta questa piccolissima conca, possiamo iniziare a curvarci, quindi a uscire verso l'alto. Ecco che inizia, sta per arrivare. Io adesso lo sto facendo un po' a caso come proporzioni, perché ho la videocamera davanti, però l'importante è che capiate il passaggio. Ed ecco qua la punta, soffiamo, la vediamo passare. Vedete, io l'ho fatto leggermente più spesso, avrei dovuto farlo più fine, ma va bene uguale. Cambio da avvitatore a svitatore e ricambio 2-3 volte. Vado a pulire ed ecco qua che la nostra creazione è forata. Adesso però ovviamente non passerebbe di qua un anello, quindi vado a prendere una punta, anziché quella fine fine, vado a prenderne una un po' più spessa, la vado a mettere nel mio avvitatore in modo da andare a ripassare il nostro buchino. Anche qua inizia... ho beccato la videocamera, scusate. Anche qua, ragazzi, mi raccomando, andateci piano, non andateci proprio dritti, traverso, leggermente, poco per volta. Eccoci qua. Riallargo un po', avvitando e svitando. Una bella soffiata. Questi qua con la salvietta è più difficile pulirli, vi conviene sempre metterli dentro un pochettino d'acqua in modo che la polvere si tolga direttamente, soprattutto sulle creazioni che sono trasparenti, se no vedete che rimane un po' questa visuale qua, che non è tanto carina. Poi vabbè, non è una grande cosa, ma diciamo che è meglio di no. E in pratica vi viene così un portachiavi in obliquo. Per esempio questa zucca anche non l'ho fatta sul dritto, ma l'ho fatta dai lati, vedete, in modo che rimanga dritta così. E quindi abbiamo la possibilità di forare le creazioni sul dritto oppure dai lati.
Il terzo metodo è come fare dei buchi belli grandi e ho preso questa creazione. Quando non avete una creazione che potete decidere se metterla dritta, metterla obliqua, come a seconda di come volete agganciarla, ora io vi faccio vedere un portachiavi, ma potrebbero essere orecchini, potrebbero essere quadri, potrebbe essere qualsiasi cosa, sta a vostro gusto. Se non avete una creazione ben definita come qua, che il buco l'ho fatto praticamente a occhio, vedere come mi piaceva, ma avete una creazione che deve stare dritta, come in questo caso un quadretto, vi consiglio di utilizzare un righello. Questo perché più precisi siamo, meglio è. Poi se siete come me, tanto di quel millimetro sbaglierete sempre, perché sono un pasticcione di natura, ma va bene. Allora, la metà mia dovrebbe essere, allora, qua dovrebbe essere un 58, quindi dovrebbe essere più o meno un 2,9. Quindi vado a fare un pallino a 2,9. Poi possiamo scendere anche un po' più giù, sempre tenendo il righello in modo che faccia un angolo da 90 gradi. Io di solito utilizzo anche le squadre volendo, ma o se no potete misurare anche da qua. Guardate più o meno l'occhio anche se vi sembra centrato. E dopodiché andiamo a fare un foro piccolo, quindi con una delle misure piccole, normale. Ora, contate che ragazzi io l'ho fatto molto basso questo buco, ma semplicemente per una questione di praticità, perché qua iniziava a essere conco, però ovviamente sta a voi l'altezza, dove farlo. In questo caso, piccola parentesi, cioè questo tipo di creazione, fare un buco grande sarebbe sconveniente, perché qui avremmo una farfalla. Avendo una farfalla, se io faccio un buco troppo grande rischio di rovinarla, quindi tenete in considerazione anche questo. Il nostro buco di base è fatto, ora lo andiamo ad allargare. Quindi facciamo finta che noi vogliamo farlo diventare un buco del genere, ci dobbiamo far passare un chiodino dentro, ok? Quindi vado a prendere tutte le misure di mezzo, o quasi tutte, finché vado ad allargarlo. Ok, come vedete c'è già un buco che è abbastanza grande, si vede? È a fuoco, speriamo. Dopodiché, allora, più passaggi fate, più preciso viene il buco. Se saltate i passaggi come sto facendo io adesso, che non sto mettendo quella di mezzo, potrebbe venire leggermente impreciso. Perché non si può iniziare subito con una misura grande? Perché è molto più facile che si sposti, e se spostate l'avvitatore mentre in funzione rischia di rigarvi la creazione, e non tutte riescono a bucare bene. Dipende anche dal tipo di punta che avete, tipo questa molto probabilmente a me bucherebbe comunque già, invece questa qui che ha la punta arrotondata già per esempio non bucherebbe, sarebbe molto difficoltoso, dovrei spingere veramente tanto. Più spingiamo per fare il buco, più c'è il rischio che si sposti la punta, quindi è un casino. Vi consiglio di andare proprio a scala, in modo che tipo io qua riesco già a infilare bene la punta, vedete, non si sposta anche se faccio pressione, quindi in questo caso riuscirei a fare un buco preciso. Partiamo sempre piano. Una cosa importante dell'avvitatore è, durante avvita, svita, che fate un leggerissimo movimento circolare in modo che faccia i bordi belli precisi, belli curati. Ecco qua quindi il nostro buco, vabbè questa sarebbe appunto anche da pulire, da mettere a posto, però ecco qua il nostro buco pronto, davanti e dietro. Io per esempio, ecco come sistemare questi difettucci qua, rimetto la mia punta e rifaccio un po' di pressione utilizzando il metodo circolare. Ecco qua, come vedete da davanti, a parte che è un po' polveroso, però da davanti è venuto pulito, è venuto bello. Invece da dietro c'è ancora, no, si toglie, c'è ancora questa montagnetta qua. No, ecco, se spingo con le unghie dovrebbe venire via. Se non viene via, o riutilizzo l'avvitatore o posso utilizzare un po' una leggera carta vetro, o posso prendere una puntina più piccola, ripassarla con l'avvitatore solo per delineare bene i bordi. Anche questa è una valida opzione che funziona. Quindi in questo caso abbiamo visto anche come fare un buco più grande, e quindi da qua potremo sempre di più allargare la nostra misura, specie se abbiamo, io ogni tanto mi capita di fare quei quadri in resina belli grandi, che quindi richiedono un semplice filo di caucciù o qualcosa del genere, non sarebbe l'ideale, quindi bisogna mettere proprio dei chiodi,
questo è il metodo in cui io mi trovo meglio. L'ultimo metodo che utilizzo io, che con cui mi trovo benissimo, è come non utilizzare la nostra utilissima resina UV, che ci fa già da lucidante e da tante altre cose. Nel mio caso la utilizzo anche quando voglio mettere dei fili del genere, voglio fissarli senza andare a bucare la creazione. Perché? Perché questa creazione palesemente bucata andrebbe a rovinare quello che è l'insieme, no, del disegno, quindi sarebbe un peccato fare un buco. Allora, in questo caso io cosa vado a fare? Vado a mettere semplicemente un filo dietro. Ora questo in questo caso è molto lungo, ma nessun problema, prendiamo le misure di più o meno a occhio, questo anche sta a scelta, gusto, creatività e tutto quello che volete. Andiamo a scegliere la lunghezza, teniamo presente che ci sia il chiodo. Anche questo andrebbe fatto con un righello e con quindi con un righello fatevi un segnetto, perché sarebbe bene che nella metà precisa passino le due cose. Ovviamente questo non è un metodo appunto che utilizzo con orecchine o cose di questo genere, ma con quadretti, quadri, anche molto utilizzato ed anche molto carino, perché poi se avete dei fili un po' particolari, un po' speciali, tipo noi lavorando con le bomboniere, quindi cose personalizzate, alcune volte abbiamo quei fili, dei fili tipo nastri o cose che vadano a completare il design di quello che è il nostro lavoro, di quello che è il nostro progetto. Ho perso già le forbici, l'ho qui in mano un attimo fa. Ragazzi, io ultimamente sono esaurito, perdo qualsiasi cosa, non trovo mai niente, non c'è niente che funzioni quando lo chiedo io, c'è proprio un periodo no. Capitano anche a voi periodi no? Vi prego, ditemi di sì, così perlomeno ci facciamo compagnia. Ecco qua, come lunghezza più o meno direi che questa va bene. Vi consiglio sempre di andare poi a mettere la resina UV e andare a fare l'unione verso l'alto, perché più lo mettiamo verso il basso, anche se il filo è lungo, più la forza della gravità potrebbe spingere la creazione attaccata al muro a venire un po' su dall'alto. Quindi per tenerla bella in piano, bella attaccata al muro, vi consiglio sempre in alto. Quindi prendiamo anche la nostra resina UV, la andiamo a mettere verso il centro, ne basta davvero poca per iniziare a legare. Ora io sto andando a occhio, cosa completamente sbagliata, voi non fatelo, utilizzate il righello e fate il segno. Cerchiamo di non lasciare un puccetto come questo, ma di un pochettino andare a allargare, perché non vogliamo che la nostra creazione rimanga bombosa dietro. Vado a unire le due parti, le vado a appoggiare in centro sulla nostra creazione e metto subito sotto la lampada UV. Una volta aspettato qualche secondo, non è necessario che passino tutti i minuti di catalizzazione della vostra resina UV, perché tanto dobbiamo farne ancora uno strato, quindi possiamo far finire di asciugarla dopo. L'importante è che sia già dura e che tenga già la parte sotto, vedete? Comunque è già molto ben tenuto. Però noi andiamo a fissarlo ancora un po' di più, andando a mettere anche una parte sopra al filo, quindi non solo sotto. Dovete fare un po' veloce perché molti tipi di fili tenderanno ad assorbire. Veloce, cosa che non posso fare perché passa un aereo proprio adesso. Dicevamo, tenderà ad assorbire l'umidità della vostra resina UV, quindi per non lasciar far sì che si bagni più su, la vado a fare subito. Dopodiché la vado a mettere sotto la mia lampada. Il tempo necessario, tipo la resina che sto utilizzando io, è dagli 8 ai 10 minuti per essere a posto, quindi la lasciate quel tempo e poi siete sicuri di avere una creazione stabile che tenga e che potete appendere. Una volta che è bella asciutta, quindi non è più appiccicosa, è perfetta, va benissimo, facciamo la prova a tirandolo un po' forte. Mi raccomando, utilizzate sempre dei fili però che tengano bene, che non si rompano, ecco, al primo colpo. E anche questa è fatta senza aver avuto bisogno per forza di dover bucare la nostra creazione. Perfetto ragazzi, quindi dovrei avervi detto tutto, sono solo delle informazioni base, quindi oggi un video un po' meno creativo ma un po' più tecnico, però mi ha fatto molto piacere comunque farlo visto che me l'avete proprio richiesto voi. Spero come sempre di avervi dato qualche nozione utile, qualche suggerimento in più. Vi ricordo di lasciare un bel like e iscrivervi al canale, fatemi sapere qua sotto se avete delle domande o se avete delle richieste su altri video. Vi ricordo che tutti i materiali, tutte le informazioni, l'e-shop, la possibilità di fare il nostro corso è tutto nell'info box.
Grazie di essere stati qui con me, scusate la mia voce ma sono un poco raffreddato e quindi alla prossima. Tra l'altro dalla prossima settimana dovremo iniziare a preparare anche qualcosa per il Natale, quindi entreremo un po' nello spirito natalizio. Vi mando un grosso abbraccio, ciao da Cree!